Francamente penso che le immagini dalle diverse angolature mi consentano pure a me di formulare questa domanda: come è possibile una cosa del genere? Ritengo dalle notizie pervenute che ci sia stato come dire, un errore di valutazione che sta per chiaramente essere sanato. È una rampa d'accesso della quale devono usufruire varie collettività, ivi compresa la collettività che ho l'onore di rappresentare. Quindi è chiaro che, insomma, il mio interesse è promuovere e aver promosso anche sulla stampa la sollecitazione della risoluzione del problema. Vedremo anche con i presidenti di circoscrizione o con la società che poi è la responsabile dell'attuazione dei lavori di avere una rapidissima soluzione. Escludo una non soluzione, qua stiamo parlando soltanto dei tempi della soluzione. La problematica del palo sicuramente è la soluzione, deve essere immediata. Per quanto riguarda questa valutazione progettuale, l'impatto del progetto con la pompa di benzina che evidentemente, insomma, crea qualche problema, vedremo col sindaco di Napoli e con la società Autostrade come fare che i tempi siano rapidi e come trovare una soluzione a questa criticità, incongruità.